sarebbe. Questo è un sogno. E tu cosa sei? Sono un morto vivente. I morti viventi non esistono. Sono qualcosa di passato, di perso. Sono un ricordo dimenticato, ma non rimosso. Sono un sentimento che neghi di provare. Sono uno spazio vuoto, ma pur sempre uno spazio. Vivo nei tuoi sogni, nel tuo inconscio, dentro di te. Abitania. Se sei un sogno, allora vattene, che devo svegliarmi ed andare a lavorare. Segreteria telefonica di Serena Fulci. Si prega di lasciare un messaggio dopo il segnale. Salve Serena, sono il parroco di Betania. Mi dispiace comunicarle che suo nonno Pietro è venuto a mancare. Come parroco le volevo dire che i funerali si terranno domani mattina nel cimitero di Betania. Come esecutore testamentare di suo nonno, le chiedo di mettersi in contatto con me per sbrigare le pratiche del caso. Mi dispiace, le porgo le mie condoglianze. We'll be right back.
Bentornata, Serena. Padre? Cominciamo subito. Non c'è nessun altro? Non si preoccupi, in paese stanno pregando in molti. Posso vederlo prima? Ti preghiamo, Signore, per le anime di tutti i nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Concedi loro la vita eterna. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, e splenda ad esso la luce perpetua. Riposa in pace. Amen. 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 Lei crede in Dio, dottoressa? Credo in quello che vedo. Se vedesse un miracolo, lo riconoscerebbe? Ma lei voleva parlarmi di questo? Mi scusi, sono abituato alle prediche. Una sorta di deformazione professionale. Sono esecutore testamentario di suo nonno. Voleva lasciarle la sua eredità. In che cosa consiste? La casa e tutto quello che in essa vi è contenuto. Con la sola condizione di sostenere le spese per il funerale. Lo avrei fatto comunque. Venga, mi segua. Grazie. La raggiungo più tardi. Ma non è un po' troppo in superficie? La bara dovrebbe essere almeno... Mi parlava spesso di te, e con orgoglio. Non ha mai dubitato del tuo affetto. Mi ero sempre ripromessa di venirlo a trovare. Ma poi il lavoro, gli impegni. Adesso è tardi. E tu? Perché non te ne sei andato? Ho tante cose da fare. Contalo su di me. Devo prendermi cura di mio padre. E questa è la mia vita. Tornerò a trovarvi. Fatti un favore. Non tornare più. Prego, dottoressa, si accomodi. Vede, la casa è vecchia, non proprio in buono stato. Certe cose richiedono più cure di quanto ci si possa aspettare. Non credo che questo sia un buon affare per lei.
luogo senza qualcuno che l'abiti è come un corpo senza anima. Mi scusi. Sì? Sì, la sua cartella è nel mio schedario, con i risultati dell'autopsia. Sì, potete venirlo a prendere. A me non serve più. Va bene. Può tenerla. Cosa? Può tenerla. Grazie. Allora passerò la prossima settimana con un architetto per decidere sul da farsi. Vero?
Hai problemi con tuo padre. C'è ancora del lavoro da fare. L'ho trovata così, a terra, a casa del nonno. Era già tardi. Ora vai.